Buonasera, altra puntata di Chef in Testa. Mia nipote è andata a Valencia. Dici, da cosa ve ne accorgete? Mi ha regalato questo splendido grembiolino, guardate qua. Poco maschile, a mio avviso. Non glielo dire, sapiglie colla. Però è spettacolare, sì. Sì, eh? Diciamo. Bellissimo. Allora, oggi prepariamo una cosa veramente fantastica. Pensavo che non faceva, e invece sì. Allora, una cosa fantastica. C'era rimasto un bel pezzo di 1,6 kg del nostro maiale, del rosso di maiale. L'abbiamo fatto avvolgere ovviamente dal nostro salumiere, macellaio, chianchiere, Fratelli Ferrara, e praticamente lo vogliamo fare con i funghi. Funghi misti, compresi anche i porcini, ci sta tutto cosa cadino. Noi li abbiamo presi congelati, ottima qualità. Voi li potete prendere pure quelli freschi. Una mela dello scalogno, sedano, salvia, alloro, sembra alloro e rosmarino, gli odori in qualità industriale, dell'ottima birra che sia doppio malto che andremo a cuocere, ovviamente sale e pepe. Andiamo come al solito a preparare quella che sarà la sigillatura, ecco qua, la sigillatura della carne. Ci buttiamo dentro uno degli scaloni, lo apriamo così. Ok, togliamoci sempre una parte per insaporire, delle foglie di sedano così, poi saliamo il nostro bestio, lo accarezziamo, ricordiamo che nessun animale è stato maltrattato in questa puntata, da tutte le parti, così. Massaggiatelo, e poi la gente dice che noi maltrattiamo gli animali, non è vero, li cresciamo e poi dopo ce li mangiamo. Ecco qua, così, pepe, bella macinata, questo poi dà sapore anche sulla crosta, e lo mettiamo qui dentro con un bel po' di rosmarino. Ecco qua, così alziamo la fiamma e si deve sigillare. Eccoci qua, si sparisce sempre. Ok, l'operazione ormai la conoscete già, va fatta in tutti i suoi lati. Ecco, vedete, questa è la nostra sigillatura. Così. Tutti i lati devono essere sigillati, cioè devono avere questa crosticina attorno. Ecco qua, il nostro pezzo di carne è totalmente sigillato, come potete vedere, in tutte le sue parti è completamente uniforme e uniformemente sigillato. Ora, che cosa dobbiamo fare? Una cosa estremamente facile. In un primo momento mettiamo una pentola, oggi lo facciamo sul fuoco, lo facciamo al forno. La pentola con una fiamma sostenuta, ovviamente l'olio extravergine d'oliva, in una misura anche abbastanza abbondante, eccolo qua. Poi che cosa gli mettiamo dentro? Lo scalogno che prima noi abbiamo tagliato a pezzi. Lo scalogno a pezzi così perché magari se rimane intero è buono pure mangiarlo. E mettiamo il nostro sedano, qualche foglia di salvia almeno inizialmente, e ci mettiamo il nostro bestione, così facciamo spazio e lo mettiamo giusto al centro. Ok, poi l'origano e rosmarino, chiedo scusa, uno su tirato, così, un altro sopra così, eccolo qua. Facciamo prendere un po' di temperatura, ok? Delle foglie d'alloro, e bisogna sempre abbondare con gli odori, con i profumi duri, e il resto della nostra salvia, così. Ora, che cosa facciamo? Prendiamo una mela per addolcirne un po' il sapore del maiale, la tagliamo in quattro parti, questo poi darà un sapore che è qualcosa di strepitoso, così, direttamente una in ogni lato, con la buccia.
Vengo da. Seconda. Da qua. Ok. Le 4 mele sono dentro. Un po' di sale. Così. Sempre doppio. Sale grosso. Sentite come sfrigola? È il momento di mettere la nostra riserva doppio malto. Ecco qua. Ovviamente non mettetela nel frigo, se no vi abbassa la temperatura della carne. Ok. Così. Questo è 1,6 kg. Secondo me un'ora e mezza ci vuole. Ovviamente ogni 20 minuti, mezz'ora, lo andiamo a controllare, anche perché lo rigiriamo su se stesso. E vediamo anche il contenuto della birra come sta, nel caso lo aggiungeremo. Ci vediamo fra tre quarti d'ora, una mezz'oretta, tre quarti d'ora, a dopo. Ovviamente copriamo. Abbassiamo la fiamma, perché questo devo cuocere a fuoco lento, e ci vediamo fra tre quarti d'ora. Eccoci qua, passati tre quarti d'ora, dell'ora, vediamo che cosa abbiamo combinato. Allora, che profumo. Allora, che facciamo? Questo lo mettiamo di lato, è arrivato il momento di girarlo. Ok, perfetto. Perfetto. Allora, tu facciamo questo modo qua. Ok. Qua spegniamo. Continuiamo la cottura su questo lato qua. Perfetto, dal centro. Ok. Poi prendiamo la padella. La mettiamo qua. Accendiamo su. Ok. Olio, voilà. Così, non troppo. Aglio in camicia, crunch, crunch, ok, prendiamo i nostri funghi, qua dentro, eccoli qua. E voilà. Ok. Ok. Li lasciamo un attimino riscaldare. Giusto il tempo che prendono temperatura. E poi gli verseremo la nostra birra doppio malto. Ok. Nel frattempo però che facciamo? Prendiamo un po' di sale, così aiutiamo un po' la cottura. E saliamo i nostri funghi, ancora un altro poco e voilà. Noi non li cuoceremo totalmente, li faremo solamente scottare, perché poi insaporire il resto lo facciamo della cottura, lo facciamo direttamente nella nostra pentola. Sono passati 3 quarti d'ora, quasi 50 minuti. Io credo che ne avremo per un abbondanti altre 3 quarti d'ora, perché comunque sta cuocendo a fuoco lento. Quindi insieme funghi i funghi li metteremo qua dentro e continueremo la nostra cottura. Ok, calore l'ha preso, ecco qua, giro doppio malto, lasciamoli, ecco qua, lasciamoli insaporire per 5 minuti, ci vediamo fra 5 minuti. Passati 5 minuti, adesso prendiamo i nostri funghi e li mettiamo in questa meraviglia, quel porco del maiale. Ecco qua, questo è il nostro maiale attorniato dai suoi amici, accompagnato dai suoi amici funghi. Adesso ovviamente dovrà cuocere altri tre quarti d'ora, 45 minuti, lo lasciamo a fuoco lento così, lo copriamo ovviamente e così i nostri altri due invitati, che questa è una cena per quattro persone ovviamente, non è pensato che ci mangiamo solo noi, non esiste una cosa del genere, anzi, però è per quattro persone, almeno così dicono. A dopo. Un'ora e mezza, guardate che spettacolo. Poi dici che vabbè, lasciamo perdere, no? Guardate che meraviglia. Prendiamo la nostra bestia e mettiamola qua.
Nel frattempo le nostre pendole futuristiche continuano a cuocere a fuoco Spento. spento, ovviamente. Allora, io adesso dovrei aprirlo. Vediamo come esce. Impiattiamo. Allora. E voilà. E uno. Wow. Perfetto. Questo male lo togliamo, non ci serve. Una. Ricordatevi sempre di togliere lo spago, purtroppo questo non va bene. Dopo lo toglieremo, tagliamo la terza fetta. E voilà. E dunque, composizione del piatto. Prima fetta. Seconda fetta, la nostra terza fetta a terminare così. Ok, prendiamo giusto un pochino, eh. giusto un po' di funghetto così. Ok. Oh, voilà. Un omaggio floreale al piatto. Ora, il nostro arrosto di maiale ai funghi è tutto vostro. Chef in testa.